Sono state presentate questa mattina a Napoli le iniziative del Premio Nazionale Annalisa Durante, che per la sua quarta edizione vede la partecipazione degli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado di ben 56 istituti che provengono da 9 regioni. Noi stiamo portando avanti con l'amministrazione comunale un progetto di presa in carico della famiglia, presa in carico del minore già da quando nasce. Perché i minori devono essere seguiti. La devianza e il disagio nasce in primo luogo nell'ambito delle famiglie. E Annalisa è stata capace di entrare in tutti questi mondi di vita, all'università, nella scuola, nel mondo dello spettacolo, nell'associazionismo, e questo vuol dire davvero che la sua memoria è determinante per farci chiedere dove dobbiamo stare, che cosa possiamo fare e com'è bello raccontare l'innocenza. Io ho scritto "La cultura che salva le anime". Chi è che prende un libro oggi si salva. Vedi che a me mi hanno messo a nome spacciatore dei libri, perché io vado a portare libri da tutta Napoli, nei bar, nelle pizzerie, e gira un po' per dare la cultura ai ragazzi. La regione è molto impegnata su questo, è molto impegnata anche per le scuole, per supportare un percorso educativo per tutti, per contrastare la dispersione scolastica, che poi voglio dire è il pilastro di ogni devianza e di ogni condizione anche di marginalità che purtroppo si crea.